Io sono la responsabile di una comunità per minori femminile, per ragazze dagli 11 ai 18 anni, che vengono allontanate da casa per motivi di maltrattamenti o di abuso sessuale. Le ragazze vengono indirizzate alla comunità da servizio e sociale, che insieme al tribunale stabilirà poi se ne possono rientrare a casa, se ci sono progetti di nido o di autonomia. Quindi annesso alla comunità c'è anche un appartamento per la semi-autonomia. Si cerca di dare alle ragazze inserite in comunità un ambito, un'idea di famiglia, e quindi la mattina loro come tutti vanno a scuola, fanno i compiti, hanno le loro attività sportive e quindi fanno tutto quello che dovrebbero fare all'interno di una famiglia che non hanno mai fatto. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giulia Carrara, ho svolto tirocinio presso il GAM, ovvero il gruppo appartamento minori, e devo dire che è un'esperienza molto formativa sia dal punto di vista di un domani lavorativo come educatore, ma al tempo stesso anche un lavoro molto personale che aiuta a modellare i propri lati del carattere, diciamo. Lo consiglio a tutte quelle persone che hanno voglia di mettersi in gioco e magari anche voglia di testare un po' i propri limiti, perché sicuramente, grazie al supporto degli educatori e delle situazioni, delle dinamiche che avvengono, comunque ti aiutano a superarli. Ciao a tutti, sono Marina Tersacqua, anch'io ho svolto tirocinio presso la comunità per i minori e è stata una bella esperienza che mi ha formato molto sia a livello personale sia a livello proprio come futuro educatore. Ho capito che vorrei fare questo come lavoro, lo consiglio a tutti perché poi ti dà anche molte soddisfazioni, ti mette alla prova, perché comunque ti mette anche davanti a certi ostacoli che devi cercare di superare. E comunque è sempre bello aiutare gli altri.